Ciao a tutti da Parafrance e benvenuti in questo video. Ecco i recuperi dell'estate 2018. Iniziamo con i bossoli più comuni, come per esempio questo Calibre Lebel 8x50 mm di produzione francese, ma lo utilizzavamo su appunto le loro armi come la San Etienne. Qua abbiamo le relative ogive che mettiamo qua. Qua abbiamo vari bossoli per il modello 91 italiano, 6,5 x 52 mm. Ve ne faccio vedere tutte quante. Qua ne abbiamo due in particolare che sono state danneggiate. Qua c'è un principio di esplosione sul bossolo, mentre qua è stato schiacciato. Questa ovviamente è già stata scaricata e dovrò attrezzarmi per fare un foro sul bossolo per poterla detenere legalmente. Anche voi, se avete dei bossoli, vi conviene fare questo lavoro per non incorrere in sanzioni. Questo qua è un altro bossolo che è stato danneggiato. Ecco qua. Poi passiamo ai 7,92 x 57 mm Mauser, probabilmente utilizzati per il Gewehr 88, visto che abbiamo qua anche un caricatore trovato a non molta distanza da questi bossoli. Ecco qua. Poi con le relative ogive. Parecchio incrostate. Vediamo la differenza con quelle italiane. Passiamo a un caricatore per Mannlicher M95, calibro 8x50 mm. In buone condizioni, dai. Subito dopo, come vi ho detto prima, al caricatore per il Gewehr 88, in buone condizioni anch'esso. Qua abbiamo alcuni resti di un caricatore per M95. Tornando alla nostra sinistra, abbiamo due tipologie di fibbie. Una e due, questo qua è messo molto male, questa si riconosce molto bene la forma. Poi abbiamo l'asta che stava in mezzo al diaframma in uno shrapnel, abbastanza contorta, devo dire. E conteneva la carica per espellere i pallettoni. Qua abbiamo, credo, un sigillo, non saprei minimamente cosa possa essere. Se lo riconoscete, magari commentate e ditemi la funzione di quest'ultimo. Ecco qua, qua abbiamo un filo che andava probabilmente a collegare varie parti per evitare il loro utilizzo, insomma. Ecco qua. E qua abbiamo probabilmente un copribottone, una parte di una divisa. Anche questo, se sapete di più, nei commenti fatemi sapere. Abbiamo una scatoletta rossa che non saprei riconoscere, almeno per il momento, ma è stata trovata vicino a questo fantastico coperchio per la scatola della maschera antigas usata dagli austriaci. Ecco qua. Molto molto bello. Qua abbiamo i perni per la chiusura. Qua poi ultimo pezzo. Questo fantastico fodero per lo Sturmmesser. Un pugnale trincea tedesco utilizzato ovviamente dagli austriaci e da tutti gli alleati. Qua
Vedete ancora che c'è una piccola parte dell'asola che poi andava fissata sul cinturone in cuoio. Ecco qua. Veramente, veramente in buone condizioni. C'è ancora la sua colorazione originale. Peccato soltanto per questa deformazione dovuta alla pressione delle rocce. Semplicemente era sotto due grossi massi, quindi qualche colpo l'ha preso anche lui. Veramente, veramente molto bello. Trovato per caso, come del resto tutti questi. Quest'estate purtroppo, non avendo avuto molto tempo, non sono riuscito a programmare un'uscita appunto per cercare tutte queste cose. Però devo dire che la fortuna non mi è mancata. Per questo video è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale e di lasciare un commento se vi piacciono, se non vi piacciono. Se avete riconosciuto qualcosa fatemelo sapere assolutamente. Vi chiedo di iscrivervi alla mia pagina Facebook e seguirmi su Instagram. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima!